Signore e signori, amanti del motorsport e del gruppo Peroni Race, buongiorno e bentornati sul circuito del Mugello. Siamo pronti a vivere questa gara 1 del Lotus Cup Italia, un campionato davvero elettrizzante in cui tutto è ancora aperto, specialmente per i due contendenti al titolo, Daniel Grimaldi e Giacomo Giubergia, divisi da soli 9 punti in favore di Giacomo Giubergia. E allora viviamo insieme questi giri di riscaldamento per le Lotus, che tra poco si schiereranno in griglia e saranno pronte a lanciarsi per questa partenza di gara 1, attendendo anche il patron della Lotus Capitale della PB Racing, Stefano D'Aste, che a momenti arriverà in cabina di commento con noi. Pronti davvero a vivere quella che sarà una gara super super emozionante, dopo aver visto comunque una terza sessione ed ultima valevole chiaramente per la classifica ufficiale della Speed Lotus nella giornata di ieri. Siamo pronti ora a vivere quella che è la vera e propria gara della Lotus Cup Italia, senza nulla togliere ovviamente alle Speed Lotus e esempio in questo caso anche le Porsche Club GT, che fanno gare time attack, che sono davvero molto molto emozionanti allo stesso modo rispetto anche le gare normali, con l'attacco al tempo, che è sempre qualcosa di molto molto davvero emozionante. Mentre qui andiamo anche a rivedere quella che è la classifica del campionato Lotus Capitali, abbiamo detto con Giacomo Giubergia, leader del campionato davanti a Daniel Grimaldi, poi Fabio Radice, Sergio Calbusera, Mario Minella, Massimo Abbati, poi Vituzzieri, Filippo Manassero, poi Johannes Selger, Giuseppe De Virgilio, Luciano Tartabini, Pasquale Serratore, Enrico Riccardi, Corrado Formigli, Jacopo Battisti, Stefano Bagnarol, Luca Zaottini, Francesca Bagnarol e Luca Littardi. Questa è la classifica assoluta per quanto riguarda il campionato Lotus Cup Italia. Come vedete, i piloti rientrano ai box in questo momento, stanno svolgendo i giri di riscaldamento per andare poi a schierarsi in griglia a momenti. Andiamo a vedere anche la classifica del trofeo Hankook, sempre per quanto riguarda Lotus Cup Italia. Leader della classifica vediamo Sergio Galbusera con 14 lunghezze di vantaggio nei confronti di Mario Minella. Poi abbiamo Massimo Abbati in terza posizione, Vituzzieri, Johannes Selger, Filippo Manassero, Stefano Bagnarol, Corrado Formigli, Pasquale Serratore, Francesca Bagnarol, Enrico Riccardi, Jacopo Battisti, Luca Zaottini e Luca Littardi. Questa è la classifica per quanto riguarda il Lotus Cup Italia per il classifica trofeo Hankook. Tra classifiche invece del trofeo Master vede leader Fabio Radice, Radix con 206 punti, seguito a 154 punti da Mario Minella, poi Vituzzieri, Corrado Formigli, Pasquale Serratore, Enrico Riccardi, Luca Zaottini e Luca Littardi. Per quanto riguarda invece il trofeo Lotus Gold Cup, Sergio Galbusera, leader della classifica con 250 punti, seguito a 84 punti da Stefano Bagnariol, Corrado Formigli e Francesca Bagnariol. Queste le varie classifiche, ovviamente occhi puntati sia sulla classifica del trofeo Hankook, con la lotta per il titolo divisi da sole 15 lunghezze, Sergio Galbusera e Mario Minella, con non lontano anche Massimo Abbati, e soprattutto alla classifica assoluta, perché vede Giacomo Giubergia, leader della classifica, con la bellezza di 195 punti, seguito a sole 9 lunghezze da Daniel Grimaldi. E cosa ancora più bella è che nell'ultimo appuntamento a Misano Adriatico del 5 e 6 novembre 2022, quindi a breve, mancano circa 3 settimane all'ultimo appuntamento stagionale, ci sarà doppio punteggio, per cui una vittoria porta 50 punti ed è qualcosa di incredibile. Ieri, tra l'altro, parlando con Daniel Grimaldi, che è un pilota seguito da LiveGP.it, parlando con Daniel, lui che è in seconda posizione, a soli 9 lunghezze di distanza da Giacomo, ci ha detto 9 punti è come essere lì a pari con questi doppio punteggio all'ultimo appuntamento e con questi altri 50 punti in palio per il weekend, questo weekend, questa domenica del Mugello. Quindi davvero tanti, tantissimi punti a disposizione per
gli ultimi due round, quattro gare ancora da correre per la Lotus Cup Italia. Mentre dalla regia mi dicono che Enzo Cerrone è pronto in pit lane. Enzo, sei carico per la prima vera e propria gara di questo weekend Lotus Cup, che ci farà sicuramente divertire. Enzo, a te. Grazie, grazie a Matteo. Altro che carico, siamo prontissimi. Ma è carico anche Stefano Dast, che quando vai a vedere le sue creature, i suoi piloti, è come dire, l'esperienza è tanta, però ha sempre un pizzico di emozione. Poi al Mugello in particolare. Stefano, altro appuntamento importante. Dunque, il tuo pensiero su questa pista? Ora la nebbia non c'è più, e poi vetture basse, per cui sarebbe stato, come dire, un ulteriore piccolo problema. Però sono tutti pronti. Il tuo pensiero? Ma il mio pensiero è che abbiamo uno strepitoso Bonvini in seconda fila, che ha fatto il quarto tempo ieri, è fortissimo anche andato Abbati, chiaramente i primi due Grimaldi e Giacomo Giubergio ce ne faranno vedere delle belle, è arrivato adesso Grimaldi. Però sì, diciamo che l'outsider Bonvini, che è al suo esordio, diciamo, nella Lotus Cup o in una delle prime gare, perché aveva fatto solo una gara l'anno scorso, con un quarto tempo la prima gara qui al Mugello, è stato veramente bravo. Allora, secondo me i primi due probabilmente, se riescono a partire bene, scapperanno, riusciranno, hanno la possibilità di scappare, e poi dietro si animerà una bella battaglia, perché comunque anche Zelger, Minella, che ieri ha avuto un problemino con un fuorigiri e ha dovuto utilizzare il muletto, infatti adesso sta usando il muletto. Lui chiaramente in prove ufficiali, non avendo provato il muletto prima, si era trovato un po' male, però adesso hanno fatto le giuste regolazioni d'assetto per cucirgliela addosso, quindi secondo me anche lui sarà competitivo. Poi Sergio Galbusera, che lamentava un po' il fatto di che non lamentava niente, però lui dice sempre di essere un pilota diesel, che quindi prende il ritmo dopo un po', e avendo accorciato la gara di 5 minuti, perché chiaramente eravamo costretti ad accorciarla, altrimenti il ritardo sarebbe stato troppo elevato, chiaramente togliendo i 5 minuti a lui un po' di handicap lo crea. Stefano, un'ultima curiosità prima di lasciarti andare in postazione con Matteo a commentare questa gara. Le vittorie di Grimaldi sono 5, quelle di Giacomo Giubergia sono 2, però Giubergia è davanti, cioè vuol dire che le vittorie contano, ma conta anche la regolarità. Beh sì, sicuramente Giacomo è uno... Allora, diciamo che tra i due Daniel è un po' più irruento, usa molto di più la macchina ed è anche nella gestione della gara probabilmente ha un po' più di calo, perché comunque impegnandola tanto. Giacomo invece è uno molto più costante, molto più preciso, lui cura qualsiasi dettaglio, una guida molto pulita, e quindi diciamo che nel questa passo... può essere la... Questa la giustificazione e il discorso. Sì, perché poi anche nella gestione del campionato lui è molto, molto preciso e non ha sprechi. Daniel invece è uno che magari un po' per la foga, comunque pilota che va fortissimo, però nella foga così qualche errorino in più può farlo. Ecco. Stefano, glielo andiamo a dire, adesso noi ti lascio andare, però glielo vado subito a dire. Beh, a Daniel sicuramente, vediamo un po' in diretta. Daniel, mi dicono che sei un pilota irruente, un pilota grintoso di cuore. Hanno ragione. Sì, devo dire, sono spesso sopra le righe, mi definisco, perché comunque mi piace andare forte, mi piace la velocità e mi piace sperimentare il limite. Ovviamente, come diceva Stefano, sulla lunga del campionato non sempre paga. Però bisogna anche pensare gara per gara certe volte. Certo, poi questa è una pista che adori, in sintesi evidentemente ti esprimi come meglio non puoi. Sì, sì, in questa pista qua mi diverto veramente tantissimo, sempre in qualsiasi condizione, anche sul bagnato sono sempre andato molto forte. La gara sappiamo benissimo che è un'altra storia, sia io che Giubergia siamo su un buon passo, quindi ce la giocheremo fino alla fine. Grazie, grazie, andiamo da Giacomo, evidentemente il rovescio della medaglia, un altro punto di vista, il punto di vista della razionalità, della guida importante, ma insomma tu sei invece l'altra parte, quella del ragionamento, del pilota che non sbaglia nulla, che deve essere attento un po' a tutto, insomma dall'altra parte c'è Daniel che è, come dire, grintosissimo, pronto all'attacco.
Assolutamente, anch'io voglio essere da subito agguerrito e vedere se riuscirò a partire davanti e tenermelo dietro, oppure mettermi dietro di lui, farmi la mia gara dietro di lui cercando di farlo un po' sbagliare e vedere come andrà. Giacomo, poi ti lascio ovviamente alla gara, un tracciato del Mugello che esalta un po' la guida, anche per te così? Diciamo di sì, qua Daniel è sempre andato molto forte, però ieri mi sono fatto valere abbastanza, quindi sarà un bel divertimento. Grazie Giacomo Giubergia, ovviamente, grazie, diamo ovviamente anche noi lo sportello e ci togliamo di mezzo. Matteo, direttamente a te il piacere del commento di questa bellissima prima occasione della domenica. Grazie mille Enzo Cerrone per il tuo intervento, bella anche la dichiarazione, il botta e risposta tra Stefano D'Aste, che sta arrivando a momenti, sarà qui con noi in cabina, e Daniel Grimaldi sul suo carattere da pilota. Si è visto anche subito dalle dichiarazioni dei piloti, con Daniel Grimaldi che subito ha pensato poco alla gestione della gara e ha pensato subito a andare a vincere questa gara pensando di essere molto veloce su questa pista, così effettivamente è, mentre Giacomo Giubergia effettivamente ha dimostrato di essere un pilota molto studioso, molto meticoloso sotto questo punto di vista, andando a strutturare la sua gara già prima della partenza, pensando di vedere se lo passo, provo a fare il passo, se invece sto dietro al primo giro, gli sto dietro e provo a indurlo all'errore. Quindi si prospetta una gara molto probabilmente da un ultimo giro al limite, mentre è arrivato in cabina di commento con noi Stefano D'Aste. Ciao Stefano, buongiorno. Buona Matteo, buongiorno, tutto bene? Tutto bene, benissimo, sei arrivato di corsa, meno fiatone di ieri. Sì. E allora ci siamo, manca pochissimo Ste al giro di formazione. A questo punto andiamo a ricapitolare anche quella che è la griglia di partenza e ricapitolare quella che è la qualifica di ieri, perché erano davvero molto molto vicini, un decimo tra Daniel Grimaldi e Giacomo Giubergia. Stefano. È vero, erano attaccatissimi, sono infatti attaccatissimi e, come ho detto prima, secondo me i primi due potrebbero allungare un po', se non si ostacolano i primi giri hanno la possibilità e il passo di poter scappare, e chiaramente sul passo non abbiamo tantissime informazioni con le temperature di pista che ci sono adesso, quindi, perché con la pista così fresca, diciamo, non l'hanno ancora provata, però comunque sappiamo che bene o male Daniel comunque è uno che spinge fortissimo da subito, di solito non fa delle partenze esaltanti, lui in partenza si perde sempre un pochino, vediamo all'ostacolo, lo spegnimento del semaforo adesso come sarà, e Giacomo invece sappiamo che comunque lui è uno super preciso, chirurgico direi, nella guida, nella gestione della gara, riesce comunque mantenere una concentrazione elevatissima e ad avere un passo per tutta la gara veramente formidabile. E dietro invece poi abbiamo Abbati, che ha fatto un grandissimo terzo tempo e che in questa seconda parte del campionato ha dimostrato di essere veramente a suo agio con l'Elise, di andare davvero forte. Abbiamo la new entry di Dennis Bonvini, che arriva direttamente dalla Speed, che ha fatto veramente un tempo strepitoso, perché ieri con il quarto tempo ha veramente stupito tutti, perché non è per niente facile arrivare a quel Mugello, è la prima gara, mettersi subito in seconda fila è stato veramente un grandissimo. A dimostrazione, Stefano, di come la Speed Lotus sia un banco di prova per la Lotus Cup, diciamo, sì, che possa preparare alla perfezione i piloti ad introdursi poi all'interno della Lotus Cup, che è un campionato di livello assoluto. Andiamo avanti con il riepilogo della griglia, perché sono già alla bucine e ci siamo. Infatti, poi dietro quinto c'è Zelger, Johannes Zelger, che ieri ha avuto qualche problemino in prova ufficiale, perché ci sono state diverse, c'è stata una bandiera rossa e un full course yellow che non gli ha permesso per ben due volte di chiudere un giro ottimo, e quindi vabbè, diciamo che lui comunque parte lì, è lì vicino. Le altre due new entry sono Fiaschi e Loia, che
Ieri Loia anche lui stava facendo un super, aveva fatto il record nel primo settore, però poi probabilmente ha spinto un po' troppo e infatti è uscito. E eccoli, adesso stanno arrivando. Ci siamo, siamo pronti. Grazie Stefano per questo recap della qualifica anche di ieri, che è stata davvero molto emozionante, con una bandiera rossa e un Fulcurs Yellow. Per chi non sapesse cosa sia il Fulcurs Yellow, è ignorantemente il regime di esempio virtual safety car che impone una velocità limite di, se non sbaglio, 80 km/h ai piloti in pista. Ma attenzione, perché e si posiziona, divieto di sorpasso, arrivano la bandiera verde, allora anche le luci là in fondo, e sarà importantissimo lo stacco della frizione che arriva in questo momento con la partenza di Daniel Grimaldi, che è delle migliori, ma è partito molto bene anche Giacomo Giubergia, e allora è già duello tra i due title contender. Attenzione come arrivano allo scollino della San Donato. Giubergia davanti, Grimaldi invece ha perso molto, e allora viene attaccato anche da praticamente tutti gli altri. Daniel Grimaldi si vede risucchiato dal gruppo in quinta posizione, lotta per la quarta, Giacomo Giubergia davanti, voleva questo, l'ha ottenuto Grimaldi, prova a fare qualcosa di incredibile, in percorrenza la San Donato, all'esterno anche Minella, sono tutti lì, Grimaldi se lo fa, vengono giù tutte le tribune del Mugello, l'ha fatto la Luco Poggio Secco, incredibile Daniel Grimaldi, cosa ha fatto in percorrenza, prima la San Donato, poi alla Luco Poggio Secco, ha fatto qualcosa di incredibile Daniel Grimaldi, si è rimesso alle spalle. Bonvini è entrato su Minella, è riuscito a passare alla seconda variante, adesso si invola dietro Abate, intanto è Giacomo che ha preso qualche metro, ma secondo me non ha nessuna intenzione di farlo scappare Daniel. Mamma mia, che partenza, che spettacolo, che spettacolo, sono già lì davanti tutti e due, seguiti da Abate, poi Bonvini, Minella, Zenger, Uzieri, Galbusera, Fiaschi e Epis, questi pilota in pista in questo ordine per quanto riguarda il track position. Mamma mia, ho visto Zelger uscire veramente forte, ha guadagnato tantissimo, infatti, lunghissimo. Zelger adesso ha staccato la variante dopo la arrabbiata 2, ma era in effetti uscito molto molto forte dalla arrabbiata 2. Sono arrivati insieme, entrambi molto lunghi, Zelger e Bonvini, con Bonvini che è riuscito a passare. Attenzione adesso. Intanto staccatone di Sergio Galbusera su Vituzieri, che era appena passato all'ingresso del correntaio, eccoli qua. All'ingresso da Biondetti, Minella e Bonvini. Intanto davanti non stanno scappando tantissimo, e c'è Abate che è lì vicino, è 38 e 3, il secondo settore per Grimaldi e Giubergia, che fanno segnare lo stesso identico tempo, 38-7 per Abate. Ora per Daniel, Stefano, non sarà semplice andare a prendere comunque Giacomo, contando che comunque Grimaldi va a far segnare la migliore prestazione assoluta del terzo settore, e attendiamo adesso il primo settore del primo giro effettivamente lanciato di questa gara. Una partenza davvero molto interessante. Attenzione qua alla staccata di Uzieri, se non vado errato, Galbusera, sì, un po' lungo. È Uzieri con Galbusera. Galbusiera, che tra l'altro Sergio e Stefano ci ha dimostrato a Vallelunga di essere uno staccatore nato. Tra l'altro abbiamo visto come staccava alla Campagnano, recuperava 20 metri in staccata, se non vado errato, proprio a Giacomo Giubergia in gara 1. Bene, quindi allora 42,5 per Giubergia, 42,2, recupera 3 decimi Grimaldi. Grimaldi al primo settore, che di solito qui nel primo settore Giubergia è sempre leggermente più veloce, poi guadagna Grimaldi nel secondo settore, invece qui ha fatto un super primo settore Grimaldi con 42,2, e dietro Abate 43,1, dovrebbero aver allungato un pochino. Mamma mia, Zelger come uscito dalla arrabbiata 1. Bellissimo anche il duello tra Galbusera, Minella, Uzieri e Fiaschi per la sesta posizione assoluta. Intanto c'è Zelger che nel primo settore ha guadagnato proprio un decimo su Abate, infatti mi sembra che si stia avvicinando abbastanza, 39,1, 38,3, mamma mia, ha guadagnato 6-7 decimi, ha fatto qualche errore Abate probabilmente tra Casanova, arrabbiata 1, arrabbiata 2, perché ha perso 6-7 decimi solo in quel settore lì, e intanto gli altri due hanno allungato abbastanza. Sì, e Grimaldi ha recuperato altri 2 decimi anche nel settore centrale. Comunicazione intanto, Minella ha passato Galbusera per la sesta posizione assoluta. Andiamo a rivedere, eccoli qua, le immagini là davanti con Daniel Grimaldi che si è messo a caccia
e attenzione perché Giacomo Giubergia potrebbe avvertire in questo momento il pericolo nell'area. 43-3 e recupera tanto nel terzo settore Giacomo Giubergia nei confronti di Daniel Grimaldi. Ha girato 3 decimi più forte Giubergia nel complessivo del giro, ma molto bene anche Stefano Abbati, che sta tenendo il passo dei primi due. Stefano, sì, Abbati comunque è lì, sta girando con 2-6-3. Intanto questa, nell'ultima tornata è stato proprio Giacomo Giubera già a fare il giro più veloce, 2-3-9 contro 2-4-2 di Grimaldi, che probabilmente nell'ultimo settore addirittura 7 decimi ha perso un pochino, probabilmente è arrivato lungo da qualche parte. Stanno tirando veramente tantissimo, hanno già guadagnato 5 secondi sul terzo. Mamma, 42-2, 42-2, cioè qua veramente se la giocano a millesimi per settore, perché 225 contro 267 è proprio niente. Mamma mia, incredibile davvero. E guarda qua, ancora qua la lotta tra Uzieri e Fiaschi, che arrivano insieme a Casanova Savelli. Qui non si può passare, infatti deve alzare il piede Uzieri. Attenzione, Zelger ha avuto un problema probabilmente da lifetiming, è caduto in nona posizione. Sì, Zelger deve essere uscito, o stava tirando veramente come un forsennato, perché vettura ferma in curva 1. Stop in T1, ok, probabilmente è arrivato un po' lungo, mamma minella, con Sergio Galbusera. All'uscita arrabbiata 2 è passato con Galbusera, che perde due posizioni in un colpo solo, però poi vuole resistere e poi deve alzare il piede. Vediamo se qualche problema probabilmente avrà Galbusera, perché le ultime due curve le ha fatte veramente piano. E anche Uzieri prova a recuperare qualcosa. Sì, e anche Fiaschi è passato Galbusera. Eccoli qua l'uscita del correntaio, con Fiaschi che quasi tenta all'ingresso dei biondetti. Mamma Stefano mia. Ti invito a guardare un attimo il monitor dei tempi. Settore 2, i primi due. 8 decimi ha recuperato Daniel Grimaldi, però nel settore 3 8 decimi recuperati e sono a pari al millesimo. No. 203-515, 203-534, sono incredibili i primi due, stanno giocando una lotta davvero al cronometro bellissima. Ma attenzione, adesso ancora la lotta che vale la sesta posizione. Zelger intanto è ritornato in quinta posizione, no, scende da monitor dei tempi, ok, una piccola svista. Intanto Galbusera riesce a ripassare in questo momento alla staccata della 1 con Fiaschi, Galbusera, Minella, Fiaschi e Uzieri in lotta, tutti e quattro, un bel quartetto questo. Mamma mia, che battaglia che stanno animando davvero lì dietro, incredibile. 42-154, 42-203, se le stanno suonando. 42-532 Abbati, grandissimo primo settore per lui, che è a ridosso dei primi due. Che gara in questo momento, bellissima sotto il punto di vista cronometristico, Stefano, bellissimo davvero questa lotta, anche questa lotta che ci sta facendo divertire. Attenzione alla Casanova Savelli, cambio di direzione con Fiaschi che non vuole mollare la coda di Sergio Galbusera. Arrivano adesso all'arrabbiata 1, qui per buttarla dentro ci vuole qualcosa in più di pelo, del pelo, e allora sì. Arriva arrabbiata 2 in salita verso la scarperia Palaggio. È uscito un po' di traverso dall'arrabbiata 1 questo giro a Galbusera, però poi è riuscito a correggerla, bravo. Ancora davanti con Grimaldi, recupera altri 7 decimi su Giubergia nel settore centrale. Vedremo nel T3, perché Giubergia è lì che in questa gara sta facendo la differenza in questi primi 9 minuti, 8 minuti e 10 secondi di gara. Qua immagini con Sergio Galbusera seguito da Fiaschi, poi Minella e Uzieri. Questo è il quartetto che ci sta facendo divertire. Transita in questo momento 2-3-1 per... quanto perde Grimaldi, 2-3-5 ancora, perde altri 4 decimi in questo giro, ma perde tanto nel terzo settore. Daniel Grimaldi che sta facendo una gran fatica lì. Sì, strano, perché comunque anche ieri era veloce in quel settore, il secondo e terzo settore era veloce, perdeva un pochino nel primo, però sì, in questa fase sta perdendo parecchio. Bisogna vedere anche se gioca tanto il discorso pressione gomme, come sono partiti, probabilmente partito molto conservativo, vediamo se col passare dei giri riesce a migliorare un po'.
Intanto c'è un clamoroso Giubergia che continua a far miglior prestazione assoluta. Ma guarda Grimaldi, primo settore. Ma guarda Grimaldi, primo settore. Oh, mamma che mia. Fa 41,8. Il primo a scendere sotto il muro del 42 del primo settore è Daniel Grimaldi. Quale immagini vanno a trovare proprio Giacomo Giubergia, che esce andando leggermente oltre la linea bianca dall'arrabbiata 1, poi arrabbiata 2 andando giù e anzi in salita verso la scarperia, per poi buttarsi giù in discesa. Palaggio e poi Correntaio, Biondetti e Bucine attendendo il secondo riscontro cronometrico, che sarà davvero interessante da capire, per capire se Daniel Grimaldi riuscirà a riacciuffare Giacomo Giubergia in questo penultimo round di campionato con altre 3 gare e mezzo da correre. Sarà un finale davvero incredibile. E qua recupera un secondo Grimaldi, un secondo recuperato da Daniel Grimaldi nel settore centrale, e vedremo se perderà ancora qualcosa nel T3, ma adesso è visibilmente molto più vicino rispetto al giro precedente. Potrebbe Stefano Grimaldi aver gestito magari qualcosina in più nei primi 10 minuti di gara, anche come hai detto tu per quanto riguarda il discorso pressioni. Guarda come esce cattivo e aggressivo dalla Bucine. Sì, potrebbe essere di sì, potrebbe essere che sia partito con i pneumatici con una pressione leggermente più bassa per poi riuscire a essere performante da metà gara in poi. Diciamo che bene o male è quello che gli è sempre mancato a lui, quindi se ha fatto questa mossa è stato molto bravo. 2-2-7, ha perso ancora qualcosa nel terzo settore Daniel, ma è riuscito a recuperare su Giacomo. Mamma mia, ha recuperato veramente tanto. 7-10. Questi sono Galbusera e Fiaschi attaccatissimi. Adesso sfidano in scia, dovrebbero passare qua sotto di noi proprio adesso. E quindi sì, no, è stato sicuramente una mossa. Se quella è stata la mossa, è stata una mossa molto intelligente da parte di Daniel. Vediamo, perché comunque la partenza non è stata delle migliori. Recupera altri 2 decimi nel primo settore Daniel Grimaldi, ma è anche Giacomo Giubergia a scendere sotto il muro del 42 nel primo settore, così come il suo rivale in campionato. Sono 9 punti a dividerli là in vetta alla classifica, con Giubergia in vantaggio per l'appunto di 9 lunghezze. Eccoli che arrivano fuori dall'arrabbiata 1, poi per andare su in arrabbiata 2 e andare in piccola pianura, scarperia e giù in discesa per la Palagio e per il Correntaio. Vediamo come arrivano. 41,7, 41,9, vantaggio di 2 decimi nel primo settore per Daniel Grimaldi. Attenzione, perché si sta avvicinando il pilota numero 69 al pilota numero 15. Arrivano sul secondo riscontro cronometrico, recupera mezzo secondo solo lì Daniel Grimaldi, 37,7 contro il 37,2. Attenzione, Biondetti, 1-2. Ha girato fortissimo il Correntaio Giubergia a questo giro, è riuscito a stare strettissimo, comunque mantenendo una velocità elevatissima, ma Daniel è lì e non vuole mollare, perché mancano 7 minuti e 45 secondi. È ovvio che il campionato non si decide oggi, visto che a Misano ci sarà punteggio doppio ed è tutto apertissimo. Però Stefano, a questo punto del campionato, quanto è importante provare ad arrivare davanti quando si è dietro di 9 punti, anche se ieri, come dicevo prima anche in commento, è praticamente arrivare, recupera un decimino in questo giro intanto Grimaldi. Sì. Essere a 9 punti con 4 gare dalla fine e le ultime 2 a punteggio raddoppiato è come essere a pari punti, Stefano. Sì, veramente come essere a pari punti. Qua devono portare a casa chiaramente, ma come dappertutto, più punti possibili, però devono stare attenti soprattutto a non fare degli errori. Perché ecco, 1-0 qui potrebbe essere davvero... Oh, che traverso! Mamma mia! Oh, è in ghiaia Grimaldi, è in ghiaia, è rientrato! Ho appena parlato di errori! Mamma che mia! Che rischio, Daniel! No, ecco, una cosa così no. Cioè, è meglio portare a casa il secondo Mamma posto mia. Che zero, perché sennò poi i punti di stacco diventano 25 più 9. Eh sì. Lì stava veramente tirando tanto. Adesso vediamo, speriamo che non esageri nel tentativo di una rimonta, perché poi lui è uno che difficilmente si accontenta. Però comunque mancano 6 minuti alla fine della gara, quindi direi che non manca molto. Non manca molto, sì, fa fatica, cioè, perché comunque giravano sia un decimo. Oh, attenzione, no! Abbati! Bombini, attenzione, safety car! A questo punto safety car sicuro, e vedremo se con 6 minuti la direzione gara riuscirà a rimuovere la vettura. O safety car o full course yellow, adesso lì sul cordolo safety, io penso sì, proprio safety car. Sì, arriverà sicuramente la comunicazione a breve.
vediamo se Bonvini riuscirà a spostarla, perché era, aveva le posteriori, non erano insabbiate, sì, quindi può essere che vediamo spostarsi con peccato, era messo bene, era quarto, caspita, sì, peccato per Bonvini, mentre sfila adesso, vediamo se c'è qualche, non c'è nessuna comunicazione per ora, no, quindi penso che in quel settore ci sia bandiera gialla, anche se sì, io sicuro. Penso che sia una situazione non delle migliori, anzi molto pericolosa in quel punto, trattando che si trova Bonvini sul cordolo interno, a meno che non sia riuscito a ripartire. Sì, Bonvini. È un punto dove non si fa una grandissima velocità e poi comunque... Ah, è ripartito, perfetto. Dalla regia ci dicono che è ripartito Bonvini, e allora a posto, la gara continua. Giubergia... Mamma, ancora. Giubergia! Anche Giubergia... È sulla ghiaia. Attenzione, ragazzi. Mamma mia. Attenzione. Sì. E attenzione lì, ragazzi. Lì c'è il ghiaione. Sì. Lì è... Attenzione. Lì c'è parecchia ghiaia. Adesso sì, sarebbe magari da segnalare con una bandiera... doppia bandiera gialla. Perché è molto pericoloso in quel punto. Effettivamente avere... quella ghiaia lì, che è un punto in cui si è in piena accelerazione alla fine, Stefano, contando sì. Che si va sul gas sul cambio di direzione. Sì, nel cambio di direzione, sì, lì bisognerebbe anche... Probabilmente una safety car per pulire sì, per no, pulire ma la anche pista, una giallo-rossa potrebbe essere anche... Sì. La cosa migliore a quel punto sarebbe probabilmente una rossa, perché andresti a scongiurare qualunque tipo di insicurezza. Sì, però secondo me è una giallo rosso, segnalando che appunto l'asfalto è scivoloso. Sì, infatti. E purtroppo in quel punto non è semplice da capire. Intanto Grimaldi non riesce più a recuperare, però a questo punto è molto lontano, 5 secondi e 7 a 3 minuti e 45 dalla fine. Non ci hanno regalato il duello che ci aspettavamo in questa gara 1. Ci sarà gara 2 da programma. Dovrebbe essere alle ore 16:20, però visti i ritardi dovrebbe arrivare verso le 17, dovrebbe partire teoricamente sì. Gara 2 di Lotus Cup Italia. Eccolo qua, Grimaldi all'uscita della Bucine, intanto Giubergia ha chiuso il suo giro in 2:06:04 e sì, lì hanno perso parecchio per probabilmente la ghiaia in prima variante, che li fa 2:07:09 addirittura Grimaldi, che perde molto e ora si trova a 7 secondi e 2 di ritardo. Penso l'abbiano capita adesso, passandoci sopra quella ghiaia, sì. Che bisogna stare attenti, specialmente loro due, che non possono permettersi, come detto benissimo, 1-0. No, infatti. Intanto Bonvini è rientrato, è in ottava posizione dietro a Minella. Qua vediamo Vituzzieri. Luzzieri con Galbusera insieme all'interno, al correntale, alla Bucine. Hanno fatto una linea completamente... anormale per la normalità della linea della Bucine, però sono stati bravi entrambi, perché Vito esce dalla scia, però lì conviene stare dentro la scia, conviene stare dentro, sì, perché così perde, probabilmente sta di fianco, probabilmente perché per i sassi, forse può essere. Attenzione, perché tirano entrambi la staccatona alla staccata della San Donato. Riescono entrambi comunque a starci dentro bene e con precisione. 7 secondi e 2 il gap davanti, con Grimaldi che non riesce più a recuperare nella prima. Adesso si vede, c'è la bandiera giallo-rossa. Giallo-rossa, sì. Perfetto. Intanto super tempone ha fatto Zelger all'ultima tornata, perché è stato quello a girare più forte di tutti, 2:05:09. Che quindi deve essere chiaramente ripartito. Eccola qua, giallo-rossa, benissimo. Intanto inquadrato il leader del campionato della gara, Giacomo Giubergia. Sì. Che inizierà. Che ha 7 secondi. Intanto c'è la macchina di Epis. Macchina di Epis che si è fermato. No. No, forse era quella di Zelger quella. Era di Zelger. Quella di Zelger. A quel punto. Sì, può essere. Può essere che si è rifermato Zelger. Mentre inizia l'ultimo giro per Giacomo Giubergia, e qui la lotta è accesa tra Galbusera, Uzzieri e Minella per la quinta posizione. Vogliono entrare in top 5 tutti e tre, ma c'è un solo posto in quella top 5. Arrivano la Scarperia, poi la Palagio, è andato leggermente lungo Vituzzieri, e allora attenzione a Sergio Galbusera, che deve provare a tenere la posizione. Arriva in questo momento anche l'attacco da parte di Minella, che va all'esterno al correntaio, vuole provare
a uscire più forte verso le Biondetti. Probabilmente conviene stare dietro fino al rettilineo principale dopo la Bucine per prendere la scia. Perso qualcosa ora Ozieri da Galbusera, era molto più vicino in precedenza. Ora invece, oh, quanto va largo Mamma Minella. Mia Minella, è al limite. Sì, Ozieri, ma che staccata che ha tirato alla Bucine, ma era troppo lontano lì. Ha provato a farsi vedere, azione di disturbo per Vito Ozieri con Minella che ha perso molto adesso, era molto più vicino, 20 secondi alla fine e allora Giacomo Giubergia si avvia verso gli ultimi due settori, eccolo qui all'interno per l'ultima volta in questa gara 1, in arrabbiata 1 e in arrabbiata 2, per poi arrivare Scarperia e Palaggio. E allora può respirare. Sì. Con 7-8 di vantaggio. 2-6-1 stanno comunque tirando, perché sono 2-6-1, 2-6-7 Daniel l'ultimo giro. E quindi probabilmente sì, quella ghiaia lì dà proprio fastidio in prima variante. Eccolo qua Daniel all'ingresso, questo è Giubergia. Al correntaio mancano pochissime tornate. Cioè pochissime curve, scusa. Eh sì, due curve alla fine, Biondetti 2 e poi la Bucine con Giacomo Giubergia che può respirare, può andare ad allungare in campionato. Campionato che ora va ancora a dire Giacomo Giubergia che arriva fuori dalla Bucine e Giacomo Giubergia può esplodere di gioia perché vince gara 1 della Lotus Cup Italia. Giacomo Giubergia, grandissima gara per lui, perfezione allo stato puro. Giacomo Giubergia seguito da un Daniel Grimaldi al limite, sempre al limite, a volte anche oltre, una manovra davvero bellissima. Stefano, in partenza dopo aver perso molte posizioni è riuscito a passarne tipo 3 in un colpo solo. Infatti complimenti davvero anche a Daniel Grimaldi. Terza posizione per Massimo Abbati, grandissimo risultato anche per lui. E Fiaschi, gran caspita. Gara anche per Fiaschi, grandissima gara posizione. Che ricordiamo che anche Fiaschi, anche lui viene dalla speed. E qui la lotta che finirà probabilmente al photo finish tra Galbusera e Ozieri per la quinta posizione assoluta. Bellissima questa lotta, questo duello, mentre Minella è sparito. Minella era l'incollato. Minella, dove è finito? Vedremo, se speriamo nulla di grave per Minella, che comunque sembrerebbe essere ancora davanti a Bombini che si è girato in precedenza. Ed eccoli qui, transitano sul traguardo anche Sergio Galbusera e Vito Ozieri, con Galbusera che porta a casa il quinto posto assoluto davanti a Vito Ozieri, poi in settima posizione Minella, in ottava Bombini e ritirati no perché Epis è ancora in gara, sì, in una posizione Epis è ritirato Johannes Zelger. Stefano, che bellissima gara che avevo visto in gara 1 Lotus Cup Italia. Sì, eccolo adesso transitare Minella, l'ho visto in fondo, quindi dovrebbe tagliare il traguardo in questo momento, e dietro di lui Denis Bombini e giustamente Epis. Ha girato in 2.28 l'ultimo giro Minella, probabilmente un errore, sì, prende nel primo settore 57.2. Sì. Perso qualcosina, più di qualcosa nel settore numero 2. Ci siamo, e allora a questo punto Stefano, attendiamo le interviste di Enzo Cerrone, ma penso che tu ci debba lasciare qui in cabina. È stato un piacere stare qua con te a commentare questa gara 1 della Lotus Cup Italia. Ci ritroviamo più tardi per il commento di gara 2, Stefano. Piacere mio come sempre, grazie mille Matteo, allora più tardi. A più tardi, ciao grazie. Stefano, grazie mille. Ciao, a dopo. Bellissima questa gara 1 della Lotus Cup Italia, che è stata davvero molto molto divertente, molto emozionante, con Giacomo Giubergia che esce vincitore dopo un davvero risultato molto molto bello per lui. Guardate, Abbati arriva come un dannato per rientrare ai box. Minella, scusate, che arriva in settima posizione con la vettura numero 72. Qua le vetture anche qua sotto la nostra postazione, vediamo la Lotus di Abbati in terza posizione, portato a casa un ottimo risultato anche lui. Attendiamo le interviste del nostro Enzo Cerrone, che a momenti arriverà a intervistare i protagonisti di questa Lotus Cup Italia gara 1. E allora con Giacomo Giubergia che si sta per togliere il casco, Enzo gli dice togli il casco tranquillamente, e allora attendiamo di andare direttamente da lui, li vediamo qua sotto dalla cabina, e allora penso sia pronto, andiamo da Enzo Cerrone. Enzo! Sì, grazie Matteo.
Beh, per Giacomo Giubergia è sembrato quasi un compitino semplice, ma non lo è mai semplice. Gran bella vittoria. No, sono molto contento. Mi è un po' dispiaciuto per Daniel, che l'ho visto arrancare in partenza, e mi sarebbe anche piaciuto di più combattere un po' con lui. Così è stato semplice, è stato bello e sono molto contento. Non posso essere più contento. Quello che dicevamo in partenza, il gap delle vittorie, dovevi recuperare un po' di vittorie. Intanto inizialmente rassegno questa. Esatto, assolutamente. Infatti servono punti su punti e questi sono molto utili. E poi il Mugello... Beh, c'è un sapore speciale qua. Sì, no, esatto. Poi io qua ero sempre preoccupato perché, come dicevo prima, Dani è sempre nato forte e invece ce l'ho fatta, quindi soddisfatissimo. Grazie Giacomo. Andiamo a sentire Daniel, che qui è sempre nato forte, però è, come dire, grande grinta in gara, ma anche grinta fuori, perché ti stai agitando. Che cos'è che non è andato bene? No, non capisco, perché la macchina andava bene, andava tutto bene, solo che nel warm up lap ho sentito una botta sotto la scocca, quindi tutta la gara l'ho fatto con questo rumorino nell'orecchio, che non volevo capire che se fosse un qualcosa di serio o... Non eri tranquillo? Non sono riuscito a trovare la concentrazione, che avevo questo continuo rumore nell'orecchio, e quando arrivi all'arrabbiata a 180 all'ora diciamo che non è proprio piacevole. Sai mai cosa può succedere. Assolutamente Daniel, però questo è un secondo posto con il brivido, perché a un certo punto sei andato per campi e evidentemente stavi spingendo, però più di così non si poteva andare. No, e appunto sempre per quello, ho provato a spingere un po' di più per prendere giù, però non avevo la concentrazione giusta per poterlo fare, quindi... ho fatto un piccolo errorino, la macchina è partita un po' in sovra e meno male che sono riuscito a tenerla in ghiaia, perché sennò alla fine va a muro. Però dai, va bene, secondo posto d'oro per il campionato, va bene così. Hai un futuro nel rallycross sicuramente. sarebbe bello. Ciao Daniel, grazie. Massimo Abbati con noi. Massimo, ciao a te. Un podio è sempre un podio, ma sempre piacere. Sì, poi vabbè. Tu il biglietto non lo paghi mai, ma là dietro controlli la situazione là davanti. Ormai mi ci sto abituando, guarda. Non va bene, però ti abitui. Mi abituo. Loro erano imprendibili, quindi io ho cercato di fare una gara, insomma, senza rischiare troppo, visto che dietro sono riuscito a fare subito un po' di gap e ho cercato di mantenerlo. Per cui, e poi il piacere di guidare su questo tracciato meraviglioso, e poi chiaramente sì, si può forzare, però questo fisiologicamente si poteva fare, cioè gara 2, perché no sperare e pensare a qualcos'altro? Esatto, vabbè, gara 2 sarà più difficile perché si inverte la griglia, però dai, io ci proverò, insomma, ci provo. Grazie Massimo Abbati. Dunque, primo appuntamento che va in archivio per quanto riguarda questa bella gara. Non c'è stata una lotta serratissima come in altre circostanze, ma secondo me poi con il mix in griglia di partenza che rimescola un po' le carte, beh, cambierà un po' la situazione. Nel frattempo, di nuovo Matteo a te la linea, noi ci prepariamo in griglia di partenza per una gara molto diversa, molto interessante, una mini endurance. Torna di nuovo lo spettacolo del tricolore autostorico. A te Matteo. Gara Mugello è stata veramente entusiasmante, una partenza incredibile con dei colpi di scena pazzeschi. Io l'ho visto passare alla San Donato, probabilmente due macchine si sono sorpassate una sopra l'altra. Abbiamo qui i piloti che hanno vinto la categoria assoluta, partiamo da loro, partiamo da Massimo Abbati in terza posizione, il grande Massimo ha già dimostrato delle prove libere di essere molto più agile, anche comunque a Mugello, poi a Mugello a Belle Lunga ha fatto una bellissima gara, e in questa seconda fase del campionato ti stai dimostrando veramente in palla. Sì, ti ringrazio. A Belle Lunga mi aspettavo, io un po' meno, perché il Mugello mi piace molto, ma non sono mai riuscito a farlo veramente bene, e in questo weekend ero riuscito a fare un click, ho fatto i cambi di passo. Siamo partiti e siamo trovati in tre in una curva. Poi fortunatamente siamo riusciti ad andare via io e Dani, poi Dani ha un altro passo, quindi non l'ho più visto. Però sono riuscito a fare un gap da dietro e sono riuscito a mantenere. Bene, benissimo, bravo, complimenti. A differenza delle solite gare, invece Dani e io ho detto proprio in cabina di commento, di solito non è bravissimo a partire, però questa volta il semaforo rosso è scattato molto molto bene, anzi mi sembrava lì davanti, però poi hai avuto un tentennamento dall'uscita della salita. Che cosa è successo in quel momento? Sì,
bisogna perfezionare ancora lo stacco, perché soprattutto quando un giallo che era un mattino sta subito la partenza al palo, quindi rischi di perdere qualcosa. Però devo dire, se cercavi le macchine che sono passate un po' l'altro, la moglie Max alla prima variante. È stato bello, era stato un bel salto, dai. Allora, la gara è andata bene, purtroppo ero poco concentrato perché nel lavoro a ho preso un quarto tutta la scocca, quindi mi dava fastidio sottofondo e quindi ho fatto anche qualche errore di troppo per la concentrazione. Però dai, è stata una bella gara, mi sono detto tanto su un bel ritmo. Va bene così. Ottimo. Giacomo Giuberto, tu sei riuscito a partire subito dagli indici, sei arrivato alla Sanremo, ti ha dato una gran staccata, sei comunque riuscito a uscire fortissima dalla prima curva, dalla prima S, nonostante comunque l'asfalto non fosse caldissimo e anche sicuramente avrei avuto i pneumatici in una buona temperatura, forse è stato molto molto bravo a gestire la macchina in quelle condizioni e poi sei partito per il tuo ritmo. Sì, io soprattutto sapendo che l'aria qua era molto forte, dovevo subito cercare di prendere più di stacco possibile, avendo visto che non era partito benissimo, e così ho fatto partendo subito forte senza mai mollare, e quando avevo abbastanza di stacco ho lasciato un pochino gli ultimi giri. Però sono più che soddisfatto, mi è dispiaciuto non battagliare un po' di più montagne, quello lo ammetto, che comunque la magari è sempre bella, però sono comunque molto contento del risultato, assolutamente. Benissimo, perfetto. Direi che con la categoria assoluta siamo a posto, quindi passiamo a quale? Mauro Vince. Io passerei alla categoria Deris. Sì, passiamo al World Cup. Quindi sapete chi è andato nel campo sul podio? Bovini da Museo Fiaschi. Bene, allora, terza posizione della Ancut, Sergio da Museo. Ti ho perso il programminato diesel rimbomba reggiato, non ho fatto prima la reggiata, però il fatto che adesso l'ho accorciato, però siamo stati obbligati chiaramente a causa del tempo e della regia di questa mattina che ha causato un ritardo nella partenza di tutta l'attività. 5 minuti meno di gara, quindi tu che sei diesel per via il tempo dopo, però poi comunque hai dimostrato che anche con 20 minuti di gara sei riuscito a fare un ottimo risultato. Sì, sai, io prevedivo sempre dall'ultimo quarto di gara in poi dove riesco davvero a prendere un ritmo, una concentrazione migliore e migliorare insomma quelli che sono i tempi e anche la posizione. Parto dal presupposto che Mugello devo ancora digerirlo particolarmente come pista, davvero, quindi ieri, l'altro ieri smacchinare dove devo cercare di migliorare, cominciare qui tocca di là della macchina alla fine. Come spesso veramente dimostrano poi i fatti, è la testa che comanda su tutto, quindi quando cominci a preoccuparti un po' di troppe cose della macchina vuol dire che qualcosa magari non quadra tanto dentro di te. Per quanto riguarda questa gara, sinceramente ho cercato di gestire la partenza che attualmente comunque con lo spunto in partenza mi riesce decisamente meglio rispetto all'inizio stagione. E qualche tentennamento sicuramente nelle prime curve, sai, dopo sempre il pensiero di salvare con la macchina e poi cercare di gestire, di impostare una guida nel migliore dei modi. Ho fatto una scelta sbagliata sul treno di pneumatici da utilizzare, che non farò mai più, non confesso cosa ho fatto, però non la farò mai più perché mi è sembrato di correre sul fango tutta gara. E comunque vedo che sto pian piano migliorando, sicuramente ho fatto migliori impressioni, migliori risultati in altri circuiti, però sento che sto maturando. Immagino che tu abbia azzardato qualcosa con le pressioni di remogomme o qualcosa del genere. Dopo mi confesso, ti dirò un giro di offro un caffè, cosa ho fatto. Va bene.
Dennis Bombini, terzo posto, la tua prima gara qui al Mugello con Elise. Sappiamo che tu hai grandissima esperienza nella speed, hai vinto il campionato l'anno scorso con una macchina un po' diversa, perché sicuramente un po' più potente e anche più difficile da gestire, però Elise è una macchina che devi fare scorrere molto e comunque sei andato veramente forte. Terzo posto nella Gold Cup alla tua prima gara, quindi bravo, complimenti. Io sono più che soddisfatto, sono arrivato a non credere della qualifica di ieri, perché chiaramente sono rimasto davvero entusiasta, non pensavo di arrivare a una seconda fila, quindi oggi sono partito bene, mi sono scioccato perché i primi 10 minuti ero fuori, no? Ero davanti, ho combattuto un po', quindi per me è stata davvero una grande emozione. Poi purtroppo mi sono stancato mentalmente, ho iniziato a sbagliare qualcosina, perdevo ritmo. Ti sei concentrato? Ho fatto un errore madonnale, non ho ascoltato il consiglio. Perché quando la fiasca dietro e continuavo a dare specchietti, volevo azzardare per tenerlo, e però almeno lo lasciavo andare, facevo una posizione meno, ma magari portavo a casa un punto in più. Purtroppo sono andato fuori, ho esagerato. Ho perso concentrazione, ho fatto la prima variante tutta questa coda, sono riuscito a tirare fuori la macchina e ho ripreso euforico perché c'era mezzo di almeno arrivo a bandiera, dai, e quindi è andata bene, no? Va bene, va benissimo, quindi direi. Sai che nella seconda gara ci sarà la versione briglia? Beh, sarò su più o meno lì, sarò già posto in quanto troppo in partenza, quindi siamo. Infatti, più o meno a parte della stessa pulizia. L'idea è di farla un po' conservativa, perché mi sono proprio sforzato per fare qualche i primi 10 minuti. Per farlo più conservativo, quindi cosa fai? Metti la macchina in frigo prima di partire? No, conservativa di stare a tenere una posizione e non esagerare, perché alla fine meglio non esagerare che andare fuori. Certo, insomma. Bene. Piassi, anche tu a una delle tue prime apparizioni qua a Mugello nella competizione tra l'Autoscap Italia, grandissimo risultato, direi. Sì, la prima apparizione, perché poi l'anno scorso non è andata bene un po' per vari motivi, quest'anno invece mi sono permesso tantissimo, non pensavo di aver fare questo risultato e sono stato lì, ho aspettato il momento giusto per passare, per entrare, mi sono divertito tanto. Bello ambiente, bella sì, grazie a tutti. Bene, grazie mille. Passiamo quindi alla categoria Alcut Cup, quindi siamo qui sempre con Musera che c'è già, Massimo Bati e Stefano Piazza. Certo, ti abbiamo già sentito, però voglio sentirti, cercare di capire se puoi dirci che ti sei obbligato. Devo dirlo. Ma se è una cosa troppo segreta, no. Io ho messo il treno di gara. Gravissimo. Gara 2 di Guadagnino. Ah, buono. I treni di gara 2 di Guadagnino, bene, tutto bene. Però hai risparmiato i pneumatici per gara 2 qua. Sì, va bene, però... Dai, 2 secondi solo perché voglio fare la beatitudine di chiamarsi. Ti abbiamo conosciuto in questa occasione, Massimo invece, insomma, ormai ci conosciamo da diverse gare, anche durante i test. È bello comunque, siccome siamo stati anche protagonisti di alcune sfide, come Varano, anche vicino, quando hai così un compagno di avventura che lo vedi crescere, soprattutto quando il tuo confronto con lui è sempre corretto, quindi è veramente una cosa. Stefano, tu hai fatto un'altra partenza, poi sei finito un po' indietro e hai dovuto lottare veramente col coltello tra i denti, perché comunque avete animato una battaglia bellissima e poi sei riuscito a tornare su veramente bene. Sì, l'esperienza forse è un po' la base, entrare, curva, quando sai se gli avversari ti chiudano, non è facile, quindi cercavo di essere un po' conservativo e piano piano
guardando quello che c'era uno spazio che potevo avere più veloce, ho provato e andava meglio. Ricordiamo che Stefano è altro di Lotus Driver che partecipano alla Speed Championship. Massimo, tu cosa? Io ne approfitto per rifare i complimenti a Sergio, perché comunque via, diciamo, i combattimenti, tra virgolette, con lui sono sempre stati molto corretti, quindi li rifaccio anche io. E comunque con tutti, ecco, sono stati, anche oggi c'è stato un po' di vagare all'inizio, però molto corretto, quindi diciamo che l'ambiente è pulito, ecco. Bene, mi fa molto piacere perché sia io che Mauro abbiamo sempre lavorato tantissimo in quella direzione ed è una cosa che ci fa molto piacere sentirlo dire anche da voi. Direi che a questo punto, se non siete stanchi, io rifarei ancora l'assoluta, quindi no, scherzo. Ma no, direi che possiamo chiuderla qui e gara 2 che inizierà fra 4-5 ore. Ciao a tutti.